Buongiorno, buongiorno al vicepresidente della Camera. Buongiorno a voi. Lo possiamo chiamare candidato premier del Movimento 5 Stelle? No, ancora no. Ancora dobbiamo eleggere il candidato premier, lo faremo a Rimini il 24 dicembre. Va bene, poi ne parliamo perché ho molte cose da chiederle a proposito. Volentieri. Però ecco, ricordava Jean-Paul Bellotto della nostra intervista di ieri mattina qui nei nostri studi con Matteo Renzi, che ha parlato molto del Movimento 5 Stelle e non in maniera così lusinghiera. Questo non se l'aspettava, diciamo, ecco. Di Maio, penso. Però Jean-Paul, facciamo risentire a Di Maio che cosa ha detto Renzi. Se ha qualche secondo per ascoltare, così può rispondere direttamente a Matteo Renzi. Se io fossi un cittadino siciliano, tra far vincere il candidato di D'Arusso e Salvini, tra far vincere un grillino che non ha ancora capito dopo 5 anni all'Assemblea regionale siciliana cos'è accaduto a Gela, e una persona competente e innovativa come Micari, non avrei dubbi. Io penso che il problema di questo paese per il futuro non sia il PD ma sia Salvini o Grillo. Io penso così. L'economista di punta dei 5 Stelle, la dottoressa Lezzi, l'onorevole Lezzi, ha scritto che il PIL è cresciuto per colpa del caldo. Ma scusi, allora vuol dire che la Sicilia dovrebbe avere più 7% di PIL e il Trentino Alto Adige meno 2? Ma che discorso è questo che è stato fatto, il PIL cresce per il caldo? Senta, segretario. Ma dice che Napoleone ha combattuto ad Auschwitz. Voi affidereste il paese a chi ne spara una dopo l'altra in questo modo? Allora, Di Maio, siete un problema per il paese? Ma infatti tutti i cittadini vittime della buona scuola pensano che il problema del paese sia il Movimento 5 Stelle, le vittime della legge Fornero pensano che il problema del paese sia il Movimento 5 Stelle, le vittime del Jobs Act pensano che il Movimento 5 Stelle sia il problema del paese. Il vero problema è che noi il paese glielo abbiamo già affidato a Matteo Renzi, lui ha avuto la sua occasione in 3 anni e ci ha fatto vedere di che cosa è capace. Lui ora ha governato con gli slogan e ci ha consegnato un paese che alla fine ha solo aumentato la precarietà dei giovani, non ha risolto i problemi legati ai pensionati e ci ritroviamo ancora con gli stessi parametri europei che ci stanno soffocando l'economia. E per quanto possano festeggiare questi signori, ricordiamo che è sempre l'ultima o la penultima economia che cresce in Europa rispetto a tante altre che vanno molto meglio. Di Maio, Renzi le risponderebbe, però noi per la prima volta abbiamo il segno più, c'è una ripresa che comincia a farsi sentire. Lei è molto più ferrato di me magari anche nelle materie economiche, per carità. Ma sto segno più io ne sento parlare da quando Renzi è arrivato e tutti ci dicono che c'è questo segno più, ma alla fine pure lo stesso Presidente del Consiglio Gentiloni ha dovuto ammettere che per quanto ci sia il segno più, siamo ancora fermi dal punto di vista delle garanzie occupazionali, del lavoro, delle garanzie legate ai diritti. Beh, Gentiloni ha detto 900.000 posti in più. Sì, ma se quelli di voi li volete chiamare posti di lavoro, allora io vi faccio conoscere tutti i ragazzi che sono assunti con i voucher, le vittime della Fornero che sono assunti con contratti che cambiano ogni 2 mesi. Questo è un paese in cui si esulta perché aumenta, si abbassa l'indice di disoccupazione giovanile solo perché alcuni ragazzi hanno smesso di cercare lavoro, altri se ne sono andati all'estero. Guardi, io personalmente non penso che l'Italia sia in una condizione in cui non la possiamo salvare. Io sono molto ottimista, dai grandi problemi di questo paese possiamo ricavarne delle grandissime opportunità, però l'ossessione che Renzi ha per il Movimento 5 Stelle secondo me è tale in quanto parla di un movimento che in questo momento, per esempio qui in Sicilia, ha da una parte le liste del PD con dentro Crocetta, che è uno di quelli che questa regione l'ha massacrata negli ultimi 5 anni, e dall'altra ci sono tutti quelli di Cuffaro, Lombardo e Berlusconi che si sono riammucchiati per provare a battere il Movimento 5 Stelle. Questo scenario è lo scenario che abbiamo di fronte. Io personalmente voglio parlare dei temi e il meno possibile, dite un po' l'ha avuto. Dite un po' tutti così, anche Renzi ieri diceva la stessa cosa. Però voglio chiederle questo. No, ma è ovvio, insomma, siamo in campagna elettorale, ognuno fa il suo gioco. Voglio chiedere, lei appunto è in Sicilia, qual è la cifra politica di queste regionali siciliane? È davvero anche per voi, o meglio soprattutto per voi che siete al momento, secondo i sondaggi, i più probabili vincitori, un test nazionale che anticipa quello che potrebbe succedere alle elezioni politiche? Come la vivete questo voto del 5 novembre? La data del 5 novembre è quella appunto delle elezioni regionali siciliane, la vivo come un referendum più che altro, perché in questo momento qui ci sono tutti quelli che questa regione l'hanno governata, ma veramente l'hanno utilizzata come un bancomat, la sanità e tutto
tutti gli altri settori cruciali, e dall'altra parte ci siamo noi che vogliamo un'opportunità per poter mettere almeno mano a tutte quelle assurdità come i vitalizi che qui si ereditano di figlio e nipote, o tutti i temi legati... Scatta alle... anche per lei a proposito in questi giorni. Ma su questo ci stiamo lavorando, guarda, io cioè, che vuol dire che potreste rinunciare? Ci ho fatto una battaglia dall'inizio della legislatura su questo tema della pensione, e spero che possa arrivare in aula il prima possibile al Senato la legge sui vitalizi, e contestualmente da vicepresidente della Camera continuerò a portare avanti anche nei prossimi giorni la battaglia contro questa pensione assurda dei parlamentari. Ma qui il tema che io vedo in Sicilia non è dire ai siciliani utilizzeremo la vostra regione come trampolino di lancio per le politiche, è dire proviamo a mandare a casa i vecchi partiti in questa regione, e come sempre in Italia le più però grandi se vincete, però se, Sicilia. Però se vincete in Sicilia che succede? Se vinciamo in Sicilia il giorno dopo aboliamo i vitalizi e tagliamo sì, no, ma io sto parlando, certo, sto parlando però della competizione nazionale, nel senso che vi sentirete ancora più forti e diciamo in pectore possibili vincitori delle politiche, è così, ma questo pronto? 2012 con le elezioni regionali la prima forza politica della regione, e dopo 4 mesi siamo diventati la prima forza politica del paese alle politiche, quindi sicuramente aia avevamo capito che c'era qualche problema. No, è interessante, no, questa cosa che ha sì, detto adesso, Mario. Ma lo riprendiamo adesso, sì, esattamente su questo. Una piccola, io spero, quando ti ha detto lei Giannini è più preparato di me in economia, io spero che sia più preparato lui di te per il, sì, per il diciamo paese che in per generale, per il ruolo che eccolo. Dicevo sì, brevemente, qui siamo diventati la prima forza politica nel 2012 in Sicilia, e dopo 3-4 mesi siamo diventati la prima forza politica a livello nazionale alle elezioni sì, politiche del 2013. È logico che quel segnale che daranno i siciliani qui in Sicilia sarà un grande segnale, ecco, di fiducia anche agli altri, alle altre regioni, per dire proviamo anche andare al governo del paese. Ecco, di me, però, che però non sì, voglio utilizzare è la Sicilia come un trampolino di lancio. La Sicilia va liberata da una classe politica che va da Cuffaro a Lombardo a Berlusconi a Crocetta a Renzi, che in questi anni l'hanno utilizzata come un bancomat per le loro carriere politiche e nient'altro. È un discorso molto simile a quello che ha preceduto le elezioni comunali a Roma. Ma allora vi siete caricati di questo fardello dell'amministrazione di Roma con risultati dal punto di non voglio neanche fare il giornalista, ma dal punto di vista del cittadino molto al di sotto rispetto alle promesse alle elezioni, ma questo succede sempre. Ma siete pronti a caricarvi anche del fardello siciliano? C'è una regione complicatissima da governare. Allora, le dico prima di tutto una cosa. Roma ha circa 15-16 miliardi di euro di debiti. La Sicilia ne ha 5,6. Quindi rispetto a quella città, la Sicilia ha due vantaggi. Uno, che non è una città, ma è una regione a statuto speciale, ci consente di fare leggi regionali. E questo un sindaco in Italia non lo può fare, non può fare le leggi. Qui un governatore può fare le leggi e quindi mettere mano alle discipline degli enti locali, della sanità, dei trasporti. Secondo, noi questa responsabilità ce la vogliamo prendere come ce la siamo presa a Roma, non vi fa paura, come ce la siamo presa a Torino, con tutta la convinzione del fatto che un mandato dura 5 anni. Io sono sicuro che anche a Roma alla fine di questo secondo anno di sì, mandato si cominceranno a vedere i risultati degli appostamenti di bilancio che abbiamo fatto nel primo anno, sì, come ho seguito i nostri sindaci in questi anni più volte, e sono sindaci che i primi 2 anni devono prima di tutto mettere a posto i conti. Quegli investimenti che cominciano a fare dal terzo anno si cominciano a vedere, e infatti in giro chiudiamo, nei nostri comuni abbiamo abbassato il debito pubblico, abbiamo fatto investimenti. Chiudiamo sulla Sicilia però, sì, facciamo sentire a Di Maio una cosa interessante che arriva da là. Torniamo a parlare di Roma magari tra poco, facciamoli sentire le parole, ma magari le ha già viste e sentite, di Gianfranco Miccichè, che è l'uomo forte di Forza Italia sull'isola, parla di voi 5 Stelle. Io ho paragonato al concetto dell'AIDS quando c'era il libero amore, cioè c'è un momento che c'era un casino immaginabile, scopavano tutti come matti, è spuntato l'AIDS e li ha frenati. Ora i 5 Stelle sono come l'AIDS, hanno frenato un momento di grande casino della politica, ma ora fuori dai coglioni ricominciamo a lavorare, perché non è che puoi pensare che i 5 Stelle vadano a governare. L'AIDS non c'è più motivo di farlo, perché ora si ricomincia a trombare tra marito e moglie. Noi abbiamo fatto fatica a commentare, sì, lasciamo la parola a lei. Guardi, io
siete come l'AIDS, insomma. Io faccio fatica anche io a commentare, però mi chiedevo una cosa. Questo è un esponente di Forza Italia che insieme a Musumeci si sta candidando a governare la regione siciliana, insieme al candidato Musumeci. Ma se una frase del genere l'avesse detta una dei 5 Stelle, su quale delle TV internazionali stamattina saremmo? Su questo non posso, assolutamente, non posso darle torto. Su questo non posso darle poi, torto. Poi per il resto le parole si commentano da sole. Io vedo solo tanta paura nei confronti del Movimento 5 Stelle qui in Sicilia. Ci attaccano da tutte le parti. Questa è anche la cartina tornasole del fatto che in questi anni qui abbiamo lavorato bene. Io ricordo a tutti che qui si è già, i nostri parlamentari regionali hanno già rinunciato al vitalizio, hanno tagliato gli stipendi addirittura per costruire una strada lì dove ponti crollavano, per finanziare la disabilità, lo sport legato alla disabilità. Abbiamo fatto tanti progetti e qui io ci sto da ormai da anni, ci vengo in Sicilia per eventi politici, c'è tanta gente. Parliamo dell'Italia bene, adesso. A quelle persone vogliamo dare un segnale importante di liberazione ai vecchi partiti. Allora, parliamo dell'Italia adesso, Di Maio. Il 24 settembre, se non sbaglio, a Rimini, no? Avete la vostra... Come la possiamo definire? Diciamo così. Beh, è una nostra... Una kermesse di Rimini. Si chiama Italia 5 Stelle, la facciamo ormai da 4 anni. Allora, lei lì sarà consacrato premier, è probabile che si va a finire in questa direzione. Lei ha già detto non sarà né un'investitura né un'incoronazione, lei ha detto deciderà, lei come tutti gli altri maggiorenti del movimento ha detto decideranno i cittadini, cioè appunto la vostra base, ma lei è pronto? Ma io personalmente ho sempre detto, se i nostri iscritti vorranno individuare me come candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri per il Movimento 5 Stelle, ci sarò. Ovviamente faremo quelle che sono le votazioni per i nostri iscritti nelle prossime settimane, poi il 24 settembre tra il 22 e il 24 settembre, perché sono 3 giorni a livello nazionale, proclameremo questo nome. E dicevo, non sarà un'incoronazione, un'investitura, nel senso che noi dal giorno dopo non vediamo l'ora di cominciare a presentare il nostro programma al Paese. Penso che questo anche gli italiani lo aspettino, no? Perché poi, finora è un po' quello che vi è mancato. Devo dire che il programma di governo del Movimento 5 Stelle lo stanno votando e componendo tanti esperti e nostri iscritti, tale Rousseau, ormai da mesi. Lo presenteremo ovviamente insieme al candidato premier nelle settimane successive e poi nei mesi prima delle elezioni politiche noi vogliamo far conoscere agli italiani anche tutti i nostri candidati ministri. No? Ecco, questo perché ci tengo a dire... No, era quello che stavo per chiedere, certo. Non vogliamo far votare agli italiani il Movimento 5 Stelle a scatola chiusa. Devono conoscere i nostri ministri, il nostro candidato premier, il nostro programma, ovviamente ci mancherebbe, il programma elettorale è tutti, mi auguro che lo presentino, e insieme a questo un'idea di paese a medio e lungo termine che manca molto, perché negli ultimi anni abbiamo visto tanti governi governare questo paese, tanti presidenti del Consiglio che però ragionavano di elezione in elezione. Vogliamo un'idea di paese a medio e lungo termine che investa su innovazione, ricerca scientifica e diritti ai cittadini. Ma proprio a proposito della squadra, no? Che è stato l'aspetto se vogliamo più critico per esempio dell'amministrazione Raggi e sul quale secondo me dovete lavorare di più, perché la formazione di una classe dirigente credo che sia il vostro punto debole davvero. Di Battista cosa farà secondo lei? Starà in squadra con lei? Parteciperà anche lui, diciamo così, alla corsa da premier? Farà un passo indietro? Lei come lo vedrebbe in un suo governo ideale, Di Battista? È un ministro? È un vicepresidente del Consiglio? Cos'è? Di ministri ne parliamo dal 25 settembre, adesso non c'è il candidato premier, quindi fare nomi per i candidati ministri significa solo iniziare a fare il fantacalcio. Io penso che siamo sempre stati una grande squadra nel movimento e tutti quanti insieme abbiamo portato avanti tante battaglie, quindi poi i nomi per i ministri scegliere il candidato premier, ma tutti quanti noi saremo chiamati a dare un grande contributo a quella campagna per le elezioni politiche, anche perché nei prossimi 6-8 mesi, non voglio esagerare, ma saremo ad uno spartiacque per l'Italia. Ma sicuramente sono le Sicilia, ma poi ci sono le elezioni politiche tra febbraio ed aprile e lì si deciderà se l'Italia dovrà essere ancora governata da coloro che l'hanno ridotta in queste condizioni oppure no. Ma se lei sarà, come è probabile, il candidato premier, per esempio, un nome come Davigo nella sua squadra di governo? No, io non faccio nomi, Giannini, possiamo andare avanti anche nella prossima mezz'ora. E invece posso chiedere una cosa a farle dal 25. Sul governo attuale, sui ministri attuali, il suo giudizio dell'operato del governo del ministro dell'interno Minniti, Di Maio?
Io sono contento del fatto che sul tema delle ONG poi alla fine abbia seguito quello che noi proponevamo. Mi dispiace solo che non sia stata approvata la legge Bonafede per mettere su quelle imbarcazioni la polizia giudiziaria, ma il sol fatto di aver tra virgolette minacciato la costituzione di un codice e poi formato quel codice di comportamento delle ONG nel Mediterraneo ha sicuramente cambiato l'atteggiamento di quelle imbarcazioni nel Mediterraneo. Cioè Minniti potrebbe essere anche idealmente, non lo sarà il mai, ministro. Un buon ministro dell'interno in un governo 5 Stelle. A parte che Minniti ha fatto più di 2 mandati. No, vabbè, sì, per carità. No, ma poi in generale voglio dire, guardi, ci sono dei temi su cui io ho detto sempre, mi fa piacere che ci abbiano seguito, però io poi sul tema dell'immigrazione credo che l'Italia non si sia fatta rispettare i tavoli europei e tuttora non lo stia facendo, tant'è vero che poi ci torniamo sempre dall'Europa con dei proclami della Merkel o di Macron, sì, dobbiamo cambiare il regolamento di Dublino, facciamo gli hotspot per identificarli direttamente nei paesi africani, però poi quando anche arriviamo su quello, però, il problema è sempre dell'Italia. Anche su quello però siete un po' divisi al vostro interno, perché per esempio ricordo nei giorni scorsi c'è stata un'uscita molto forte di Gino Strada che ha detto ma Minniti in realtà è uno sbirro, un'uscita a mio parere anche abbastanza discutibile al di là della grandezza di tutto quello che fa Gino Strada e con la sua emergency, e Fico, Roberto Fico, che è, lo possiamo definire il leader della vostra minoranza interna, so che questo tipo di linguaggio per voi non è concepibile però qualche cosa significherà pure la posizione di Roberto Fico, ha detto io sto con Gino Strada, quindi non è con lei Fico su questo, quindi siete divisi anche su come si affronta il tema migranti, no? Il tema che poneva sia Gino Strada che pongono tanti altri è: una cosa è chiudere i porti alle imbarcazioni che non rispettano le regole nel Mediterraneo, altra storia se veniamo a sapere che il governo italiano sta pagando organizzazioni criminali per torturare dei migranti in Libia. Quella è una cosa gravissima su cui noi abbiamo chiesto di fare assolutamente luce al governo e di chiarire, perché una cosa è fermare i flussi con delle politiche che vedono interazione tra lo Stato italiano e quelli che rappresentano lo Stato libico, perché poi ci sono tante frammentazioni. Un'altra cosa è che andiamo a fare i patti con i criminali, perché abbiamo accusato le ONG di fare di alcune ONG di avere accordi con gli scafisti e poi che facciamo come Stato italiano? Quindi io su quello sono completamente d'accordo e credo che sia stata molto strumentalizzata sia la mia posizione che quella di Roberto sul tema dell'immigrazione. Nei prossimi 10 giorni noi assisteremo ad un sistematico tentativo di mettere me contro Roberto o contro altri esponenti del movimento. E lei pensa che questo sia soltanto una strumentalizzazione giornalistica? Ma tra di voi ci sono molti scontri, questo lo possiamo riconoscere. È normale, è la politica. Però. No, io non parlo né di scontri né di correnti, perché questa roba non esiste da noi. L'unica cosa che stiamo cercando di fare è portare avanti il nostro programma sull'immigrazione, che è un tema complesso, cioè ci vorrebbe mezz'ora solo per raccontare tutte le soluzioni che abbiamo elaborato sul tema dell'immigrazione. Mi fa piacere che ogni tanto il governo si svegli e ci segua su cose su cui mi hanno massacrato come l'ONG, o per esempio sentire Macron andiamo a fare gli hotspot in Libia, noi lo proponiamo da 4 anni, oppure sentire la Merkel bisogna modificare il regolamento di Dublino e far prendere agli altri paesi una parte dei migranti che arrivano in Italia. Luigi Di Maio, un attimo di pausa, un attimo, una breve interruzione pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo con Luigi Di Maio, con Circo Massimo. 8:29 minuti, Circo Massimo e nostro ospite Luigi Di Maio, io non ho capito se dobbiamo mandare in pensione in soffitta la parola populismo. Allora andiamo a risentire delle parole di Gian Roberto Casaleggio. Sono un populista. Sono orgoglioso di essere un populista. Stesso concetto, queste stesse parole abbiamo sentite tante volte ripetuto da Beppe Grillo. Sì, allora Di Maio, questo era Casaleggio 1 dicembre 2013 al terzo V-Day a Genova. Perché glielo abbiamo fatto sentire? Perché lei in realtà a Cernobbio, se ne è molto parlato della sua partecipazione al forum dello studio Ambrosetti che raduna tutta la classe dirigente italiana e internazionale.
Lei ha un po' cambiato il paradigma, no? Rispetto a queste parole dell'ideologo, il compianto Gian Roberto Casaleggio del Movimento, e ha detto a Cernobbio: noi non siamo barbari, vogliono dipingerci come barbari, in realtà noi non vogliamo un'Italia populista, non vogliamo un'Italia anti-europeista, non vogliamo un'Italia estremista. Ci spiega questo cambio di paradigma? Non siete più populisti, ma cercate l'accreditamento presso l'establishment cosiddetto, anche a costo di snaturare un po' il vecchio patrimonio culturale del Movimento? Ma no, ma semplicemente il fatto di essere stati chiamati populisti in tutti questi anni è legato anche al tentativo di associare noi a partiti emergenti come quello della Le Pen, partiti europei come quello di Podemos, Syriza, Alternative for Deutschland. E io, come tutto il Movimento, abbiamo sempre respinto questo tentativo di accomunarci a quelle forze politiche. Poi in passato, quando ci chiamavano populisti, abbiamo sempre detto: se per populisti intendete che siamo gli unici a rinunciare alle auto blu, ai voli di Stato e a chiedere in questo paese più trasparenza e serie leggi anticorruzione, allora siamo populisti e sono populista anch'io. Ma lì ho tenuto a Cernobbio a precisare una cosa che continuo a dire ormai da anni: quando noi vediamo ad un modello di gestione politica alternativo del paese, della nostra nazione, noi guardiamo per esempio a paesi come quelli del nord Europa. Io a Cernobbio sono andato a parlare del fatto che se l'Italia avesse la diffusione internet dell'Olanda avrebbe 270.000 posti di lavoro in più. Lei, se investisse 500 milioni di euro in un milione di auto elettriche entro il 2020, lei ha usato la formula, formula della Smart Nation. Mi permetta, sì, di dirle, è una formula molto renziana, no? L'Italia come Smart Nation è una formula molto, sembra copiata da lui quasi. Addirittura, non mi risulta che l'abbia mai detto, ma soprattutto che l'abbia mai fatto. Abbiamo passato per il politico tra il dire e il fare, lo sappiamo. Esatto, abbiamo passato tre anni. Ma questo riguarda anche voi, però. In cui si continuava a mettere soldi nel petrolio e nelle vecchie i vecchi meccanismi di produzione che poi in realtà non hanno portato a nulla. Io personalmente penso che questo paese debba guardare ai paesi del nord Europa per cominciare a fare nuovi investimenti. Tenete presente che solo nella mobilità, anche a Cernobbio come in altri posti, sono stati prodotti nuovi studi che vedono l'Italia fanalino di coda, per esempio, lo ripeto, nella mobilità elettrica. La Germania entro il 2020 si è dato l'obiettivo di 1 milione di auto elettriche, l'Olanda eliminerà le auto elettriche entro le auto a benzina. Ma voi siete nemici del capitalismo, Di Maio? Siete nemici del capitalismo oppure no? Perché qualcuno ha detto anche del vostro mondo, mi viene in mente l'ex giudice Imposimato, è stato brutto vedere Di Maio andare lì col cappelluccio in mano di fronte ai poteri forti. Ma a parte nessun cappelluccio in mano, sono andato a raccontare la nostra idea di paese, come la andrò a raccontare ovunque nei prossimi mesi. Ora, al di là dell'elezione del 24 settembre, il candidato premier, il Movimento 5 Stelle, come tutti gli italiani, devono sapere che noi ce la metteremo tutta per andare a raccontare ovunque la nostra idea di paese, nel rispetto delle opinioni differenti. E io credo che sia stato anche apprezzato il fatto che lì a Cernobbio, come oggi per esempio vado a parlare con gli agricoltori della provincia di Messina, si vada a raccontare di persona quello che vuoi fare, anche perché al di là delle strumentalizzazioni mediatiche, i tempi mediatici non permettono mai di raccontare tutto quello che vuoi fare per un paese, si rischia di svilire anche l'idea che tu vuoi trasmettere. Quindi non siamo nemici del capitalismo, se per capitalismo si intende Cernobbio, ma le dico di più: noi non siamo nemici del mercato. Le 5 stelle del Movimento sono valori come acqua, ambiente, trasporti, connettività, rifiuti, sono temi che per noi vanno gestiti nell'ambito del mercato libero, proteggendoli dalle logiche del profitto. Cioè il mercato ci deve essere, e per carità, ci deve essere l'impresa, e noi tagliamo i nostri stipendi per dare alle piccole e medie imprese, ma su temi come l'acqua pubblica, come l'ambiente, come beni comuni, quei beni comuni, voi siete per il libero mercato. No, sono beni necessari alla sopravvivenza dell'individuo. In quei temi dobbiamo invece fare un discorso non legato al profitto, ma ai diritti del cittadino. Di Maio, sempre a Cernobbio, lei ha detto: siamo europeisti. Lei parlava prima anche, Europa vuol dire tantissimo dal punto di vista del rispetto dei parametri di Maastricht, cioè quello è purtroppo, forse o per fortuna secondo altri, uno dei punti fondativi dell'Europa nella quale viviamo oggi. Lei diceva prima di Renzi e del suo rispetto dei parametri di Maastricht, lei al governo farebbe in maniera diversa? Beh,
ormai siamo rimasti gli unici a fare così. Rajoy in Spagna ha convinto la Commissione Europea a sforare il 3%, la Francia da una vita, la Germania a suo modo sul surplus commerciale non rispetta i parametri. Ormai siamo rimasti gli unici a fare così. Però Di Maio, lei sa che questo succede perché noi abbiamo il più alto debito pubblico d'Europa, sì, e il secondo debito pubblico del mondo. E lei sa meglio di me che proprio rispettando i parametri del 3% questo debito sta continuando ad aumentare. Abbiamo e quindi come vorreste fare voi? Quindi al governo pronto a sforare i parametri, il 3%? No, il 3% siamo già abbondantemente sotto. Lei dice di salire. Facciamo chiarezza. Prima di tutto il patto di stabilità, quello è il punto, al governo facciamo una seria spending review per tagliare tutte le spese inutili di questo paese e metterle dove serve. Per esempio la nostra legge sul reddito di cittadinanza non si alimenta dal deficit, ma si alimenta da una rimodulazione delle spese inutili, dalle pensioni d'oro, che sono una delle 25 voci 17 miliardi sono tanti da coprire. Sì, ma abbiamo più volte presentato tutte le coperture approvate anche dalle commissioni bilancio di Camera e Senato. Dicevo, dalle pensioni d'oro passando ai tagli della pubblica amministrazione, anche a tasse su dei settori che in questo momento sono altamente inquinanti e che attentano alla nostra salute. Poi però dobbiamo dircelo, e lo sapete anche voi, non si può governare un paese soltanto tagliando le spese inutili. Abbiamo bisogno di fare investimenti in settori come quello della smart nation, dell'innovazione tecnologica, che è un treno che stiamo perdendo, e per farlo io voglio avere la possibilità di rinegoziare il fiscal compact a livello europeo e avere la possibilità di fare più investimenti oltre il limite del 3% in settori produttivi. È logico, ha ragione l'Europa quando dice voi dovete stare nel 3%, perché ogni volta che avete sforato in questi anni avete usato quei soldi per buttarli nei bonus elettorali e nelle spese inutili. Però è su questo che dobbiamo cominciare. Senta, a però, prendere credibilità allo Stato italiano e al governo italiano. Sull'euro, l'abbiamo avuto in questi anni. Sull'euro siete ancora, a mio parere, abbastanza ambigui, perché anche a Cernobbio lei non ha detto più sono convinto che l'Italia debba uscire dall'euro, però ha continuato a tenere lì sullo sfondo l'ipotesi del referendum, che sappiamo è un referendum solo consultivo, non significa nulla a meno che non vincete le elezioni, cambiate la Costituzione, e allora può diventare un referendum a tutti gli effetti. Quindi mi spiega bene, ci spiega bene agli italiani qual è la linea sull'euro, se ce n'è una. Quando io ho detto sia in quel passaggio ma in tanti altri, noi non vogliamo un'Italia anti-europeista, è perché noi nel 2014 siamo candidati al Parlamento Europeo con un programma in 7 punti che nei primi 6 chiedeva all'Unione Europea rinegoziamo il fiscal compact, vediamo i parametri del 3%, facciamo un'alleanza dei paesi del Mediterraneo, interveniamo sulle politiche agricole per aiutare i nostri agricoltori, eliminiamo i trattati UE Marocco e UE Tunisia che stanno massacrando le bellissime produzioni enogastronomiche della Sicilia e di tante altre regioni. Se non ci ascoltate sui fondamentali economici, e allora non ci resta altro come estrema ratio che chiedere ai cittadini di esprimersi sulla permanenza nell'euro. Questo era il nostro piano. E rimane tuttora questo? Resta questo, nel senso che, come diceva lei, è un referendum consultivo che comunque va istituito con una legge costituzionale. Esattamente. Quindi noi comunque avremo bisogno, anche iniziando il giorno dopo che vinciamo le elezioni, con questa legge avremo bisogno di un anno solo per istituire. Quindi l'euro allora ce lo teniamo ancora a lungo? Io dico, andiamo ai tavoli europei, proviamo a dialogare con gli altri paesi nella convinzione che non si possa ottenere tutto. Però, visto e considerato che da Macron sento parole critiche su questi trattati, dalla Spagna parole critiche su questi trattati, dalla maggior parte dei paesi europei sento parole critiche, mettiamoci intorno ad un tavolo e cominciamo forse, Di Maio, a farle diventare realtà queste critiche. Forse ho capito male, ma voi la semplifico estremamente, sì. Cioè se non ci ascoltano sull'olio marocchino o tunisino, noi usciamo dall'euro, cioè questo no, se non ci ascoltano su un'idea d'Europa che permetta ai paesi di fare investimenti anche utilizzando il deficit, investimenti anche per esempio nel settore del dissesto idrogeologico, nel settore dell'energia, sì, che creeranno nuovi posti di lavoro perché sono settori ad alto moltiplicatore. Se non ci ascoltano sul fiscal compact, cioè se tutto deve restare così com'è, e allora guardate che per quanto la questione dell'olio sia importante, certo. Ma poi è anche quello dell'olio tunisino, ma in generale l'olio tunisino e le arance marocchine sono solo un esempio. Io sono dell'idea che l'Unione Europea fosse una grande
idea, soprattutto perché noi avevamo messo insieme i nostri mercati come paesi europei e avevamo deciso di proteggerli come Unione Europea. Poi abbiamo iniziato ad aprirli ai cinesi, alla Tunisia, al Marocco, al TTIP, a tanti altri tipi, al CETA, col Canada. Sì. Aprendo così abbiamo cominciato a massacrare i nostri prodotti che sono di qualità. Senta, anche altri mercati si sono aperti ai nostri, abbiamo... penso che Massimo vuole andare dritto su un altro argomento. No, perché abbiamo poco tempo. No, io volevo dirle questo, al di là delle irrisioni di Matteo Renzi che fa la sua campagna elettorale, e con tutto il rispetto per Barbara Lezzi, ma secondo lei Barbara Lezzi può padroneggiare tutta questa materia nel difficile rapporto con l'Europa da ministro dell'economia? Non voglio riportarla sui nomi, però è un... No, perché questa è la domanda trabocchetto che mi fa bravissimo. Non faccio nomi sui ministri, sui futuri ministri, le dico soltanto che Barbara Lezzi è stata una delle nostre persone che in questi anni in Commissione Finanze ha scoperto tantissime cose al Senato della Repubblica sul tema delle banche, sul tema legato ai trabocchetti, alle marchette che si faceva il governo Renzi per finanziare i suoi amici. Poi, se si vogliono strumentalizzare tutte le parole, guardi, io sono il primo autoironico, mi prendo in giro prima di tutto io su tutte le cose che posso dire, però Matteo Renzi utilizza sta robetta, ma io personalmente invece quando parlo di lui nelle piazze la gente mi racconta di quello che sta passando con le leggi che ha fatto lui in questi anni. Ma Di Maio, le voglio chiedere riferito a questo proprio, ma lei immagina, risposta secca, lei immagina in un governo 5 Stelle o governo Di Maio un governo composto più da ministri politici o più tecnici? Io in questa differenza non credo, cioè nel senso che eletti con voi oppure prepescati da fuori? Ho capito che cosa dice lei. Io le dico semplicemente che sul tema tecnico-politico, per me un candidato ministro deve avere sensibilità politica e deve avere competenze e capacità tecnica, altrimenti si rischia di finire come il governo Monti, che erano dei tecnici ma non avevano sensibilità politica. Infatti poi ci siamo ritrovati con una serie di provvedimenti da algido economista e non politico sensibile nel capire che non, quindi tecnici con sensibilità politica, questo è il... No, io direi persone capaci e sensibili. Ma... quello direi che è il prerequisito di base. Abbiamo veramente poco tempo, però io ho ancora due curiosità fondamentali. La prima riguarda i sondaggi che vi danno in testa, anche noi l'abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, quello di Ilvo Diamanti, il 5 Stelle sta sopra il PD di quasi 2 punti. Che cosa vi aspettate dalle politiche, nel senso che a mio parere puntare al 40% sarà un obiettivo, diciamo, un pochino velleitario, e quindi il giorno dopo il voto, se voi arrivate comunque primi anche sotto al 40%, cosa farete, lei cosa farà? No, conferma che non si alleerà con nessuno, magari riceverete un incarico, un mandato esplorativo e proverete ad andare in Parlamento così a chiedere la fiducia a chi ve la vuol dare? Qual è lo schema? Prima di tutto lo schema è obiettivo 40%, ce la metteremo tutta e ce la metterò tutta, anche perché nel 2013 nessuno pensava che si potesse arrivare a diventare la prima forza politica del paese, e ce l'abbiamo fatta. Quindi in queste cose... Questo lo dite tutti ed è comprensibile, ma lei ci crede davvero? No, cioè la considera un obiettivo realistico? Io ho visto cose in questi anni... che noi umani non... Una fiducia da parte dei cittadini veramente incredibile in tante cose. Non mi prendo il merito del risultato del referendum, però possiamo, di tutto il merito, ma possiamo dirci che sembrava che ci fosse un testa a testa tra sì e no, e poi finta 60-40, perché gli italiani alla fine un segnale l'hanno dato oltre ogni previsione. Tutto è possibile e io ci credo tanto. Ma se non ci riusciste, adesso le dico, perché le prossime elezioni politiche, come dicevo, i cittadini saranno chiamati a votare tra quelli là che li hanno già governati e noi che vogliamo avere un'opportunità a livello nazionale per fare le leggi, che è una cosa importante per il paese. Detto questo, io personalmente penso, come abbiamo detto più volte anche come movimento, che se dovessimo arrivare prima forza politica del paese senza riuscire ad avere la maggioranza assoluta, allora il movimento si dovrà presentare alle Camere non per fare accordi sulle poltrone, non per fare accordi alleanze politiche però, ma per dire alle forze politiche: dateci l'opportunità di partire, poi in Parlamento sulle singole leggi voteremo insieme. Nessun accordo con la Lega possibile. Ed è questo il punto.
punto, cioè non c'è una telefonata da fare ad uno dei leader politici, c'è da dire chi è disponibile ci dia la fiducia, ma non si aspetti poltrone in cambio, non si aspetti giochetti in cambio. Ma la Lega è il vostro partito più affine, tutto sommato, è possibile immaginare che quella la sponda alla quale vi appoggiate? Io sono di Napoli, Salvini era uno di quelli che diceva Vesuvio lavali col fuoco, quindi di affine veramente io non c'ho niente. Senta, ultima domanda Di Maio, il tema intercettazioni, Renzi ieri qui da noi vi ha quasi un po' sfidato, no? Perché c'è la polemica che riguarda il decreto delegato del governo sul quale si sta ancora discutendo, che potrebbe diventare un bavaglio non solo per noi giornalisti ma addirittura per i magistrati che a loro volta non potranno più inserire negli atti le intercettazioni per intero ma soltanto per riassunto. Renzi ha detto io questa roba non la giudico dal punto di vista politico, quello che è sicuro è che non ho nessuna paura della vicenda Consip, anzi voglio che su quello si faccia piena chiarezza, che si vadano a vedere le intercettazioni del no, e tra l'altro, parentesi, lo ricordavamo prima con Jean-Paul Bellotto, non l'abbiamo detto in rassegna stampa, Scafarto è stato promosso maggiore. È quello che aveva preso appunti sulle e aveva trascritto le intercettazioni famose della vicenda Consip. Qual è la vostra linea, la sua linea su questo e la risposta a Renzi? Allora, se il Partito Democratico, che ormai è diventato un partito bavaglio perché vuole eliminare le intercettazioni, caccia la Gabanelli dalla RAI, caccia altri giornalisti come lei dalla programmazione RAI, se il Partito Democratico dice di non avere paura delle intercettazioni, ma allora perché le vuole eliminare, perché le vuole limitare, perché non vuole permetterne la pubblicazione? Se dicono di non aver paura, siano coerenti e invece di lavorare alle intercettazioni telefoniche, lavorino per dare una mano ai cittadini italiani ad accedere alla giustizia. Anche qui in Sicilia, come in tante altre parti d'Italia, la geografia dei tribunali ha fatto danni. Qui per andare in un tribunale ormai devi fare 200 chilometri per raggiungere il tuo primo presidio di giustizia e avere un diritto. Lavorino ai tempi della giustizia, ai costi della giustizia, invece che ai fatti loro legati alle intercettazioni telefoniche. Bene, la salutiamo. Noi, tornando solo una piccola postilla su quello che ha detto prima Massimo Giannini, ha detto lei è più preparato di me in economia. Io spero che non sia così, Luigi Di Maio. Vabbè, io spero che lei sia più preparato di, è un attestato assolutamente di sì, io la ringrazio, però forse il tuo non è un attestato di stima. Infatti io sono offeso con Jean-Paul Bellotto, però anche io spero che se voi governiate siate più bravi di me, questo è poco ma sicuro. Mi raccomando di essere più bravi del singolo, di fare un lavoro di squadra e riuscire a ottenere un risultato migliore del singolo. Ti ha offerto un posto da consulente in economia. Non ci sarò, Massimo. Non ci sarò. Il mio è un altro mestiere. Grazie, grazie a Luigi Di Maio. Buona giornata. Arrivederci, a tra poco.